Buon pomeriggio a tutti da Cristiano Cesarini, Borussia Park, capienza 54.000 spettatori, capienza totale, match atteso ovviamente dai tifosi biancocelesti perché è l'ultimo test prima delle gare ufficiali, prima dell'inizio del campionato contro l'Atalanta. Vedremo ovviamente Ciro Immobile al centro dell'attacco, si inizia partiti in questo momento, Traoré punta l'avversario, torna sui suoi passi, vertice dell'area di rigore, Traoré prova il tiro a giro e palla che sorvola di poco la traversa della porta difesa da Marchetti, primo squillo del match da parte del Mönchengladbach. Tocco di Keita ad esterno, attenzione Biglia, può caricare il destro, preferisce aprire sull'altro settore per Riki Krishna, torna verso il centro Krishna, l'olandese ancora per Sergej Milinkovic che controlla ancora Krishna, buono il palleggio della Lazio, palla per Immobile davanti al portiere, era in fuori gioco di pochissimo Ciro Immobile, gran movimento in profondità. In area di rigore parte il cross di Lucas Biglia, colpa di testa di Sergej, alto di poco! E prima vera occasione adesso per la Lazio, prima vera conclusione verso la porta avversaria. Hoffman, Traoré lungo la linea dell'out, Hazard, attenzione, palla dentro di Hazard per Antiro di Ar, miracolo di Marchetti, la palla dovrebbe aver colpito anche il palo. Avanza Traoré, punta Lukaku, Traoré, attenzione a Traoré, il tocco per Hoffman, cross di Hoffman, salta abbastanza indisturbato, dovrebbe essere Ann che ha colpito di testa proprio lui e finisce il primo tempo. Bastian Börner non recupera nulla, si è giocato con una discreta intensità in questo primo tempo. Il pallone in profondità, c'è un pallone di testa per Ciro Immobile, conclusione di Ciro Immobile, di controbalzo al volo, di prima, palla fuori, di poco, grande occasione, grande inserimento. Il tocco per Hoffman in profondità, attenzione, l'azione in avanti, il cross, l'intervento e palla fuori, Rafael mette fuori l'azione di Herman. Adesso eccolo Benesch che prova il lancio in profondità, attenzione c'è il guizzo in area di rigore, poi il tiro forse deviato, era andato Perse a chiudere infatti molto bene, buona posizione per scodellare un pallone al centro così, colpo di testa! Adesso realizzato da parte, credo, di Wallace. 90° minuto, fischia l'arbitro Bastian Börner che va appunto a decretare la fine del match.